Buongiorno carissimi, bentrovati in questo sabato della seconda settimana del nostro tempo ordinario. Bene, qual è l'altro elemento che ci può aiutare un po' nell'unità? È l'esperienza dell'amore, l'esperienza dell'amicizia anche, perché così, iniziando oggi il secondo libro di Samuele, Davide riceve la notizia che il re Saulo e suo figlio Jonathan, dalla strage degli Amaleciti, sono rimasti, ecco, uccisi. E pertanto invita il popolo a fare il lamento, lui si straccia le vesti così come gli altri e comincia a innalzare appunto queste parole nei confronti di Saulo e di Jonathan. Parole molto più accurate le ha per questo suo amico Jonathan. Come sono caduti gli eroi in mezzo alla battaglia? Jonathan, sulle tue alture trafitto, una grande pena ho per te, fratello mio Jonathan. Tu mi eri molto caro, la tua amicizia era per me preziosa, più che amore di donna. Come sono caduti gli eroi? Sono perite le armi? Bene, Davide si chiede, Davide si pone la domanda, vuole sapere tutto come è avvenuto, ma c'è un sentimento nel cuore, è il dispiacere, è l'amarezza, è un amore che anche nei confronti di Saul si presenta come un amore rispettoso, un amore nei confronti del re di Israele, l'unto del Signore. L'esperienza dell'amore fa la differenza, ecco perché certe volte, se non siamo capaci di amare, poniamoci la domanda, molto probabilmente forse perché non abbiamo mai fatto un'esperienza di vero amore, non siamo stati amati veramente, non siamo stati nemmeno educati all'amore, alla percezione anche di noi stessi, del nostro corpo, anche dei nostri sentimenti, delle nostre emozioni. Bene, nel brano del Vangelo di oggi invece troviamo qualcosa di strabiliante, siamo al capitolo 3 di Marco, soltanto due versetti, il 20 e il 21. C'è un amor proprio. I parenti e i familiari di Gesù dicono del Messia che è fuori di sé. In quel tempo Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo, dicevano infatti è fuori di sé. Gesù ci fa fare brutta figura, l'immagine della nostra famiglia viene deturpata, Gesù deve essere contenuto. Ecco, l'amor proprio è l'amore di sé, della propria immagine, invece, che non ci permette, ecco, di vedere qual è la vera felicità dell'altra persona, il vero bene, la vera realizzazione del prossimo, eccetera, eccetera. Facciamo sempre i conti in tasca con le nostre mentalità, con i nostri schemi. Allora, di cosa abbiamo bisogno? Apri, Signore, il nostro cuore e accoglieremo le parole del Figlio tuo. È la parola di Gesù che ha la capacità di trasformare il nostro cuore e la nostra vita, ancora di più di come, ecco, siamo noi immersi nel nostro lavoro interiore. Bene, un abbraccio fraterno a ciascuno di voi, buona e santa giornata e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.